Sono tanti i fantasmi che oggi vedo e che fanno parte integrante del mio libro. Penso per esempio a Provenzano, che tante persone ha incontrato e anche fatto uccidere. Pietro Grasso, presidente del Senato, già procuratore capo a Palermo e procuratore nazionale antimafia, ha ricostruito i ricordi di anni passati a contrastare la criminalità organizzata. Storie di sangue, amici e fantasmi, ricordi di mafia è un volume scritto principalmente per chi è nato dopo il 92, l'anno delle stragi. Se ci pensiamo bene, sono già quasi due generazioni. I ragazzi chiedono ai loro genitori chi erano Falcone e Borsellino e si sentono dire due magistrati. Una risposta troppo sintetica, secondo il presidente Grasso, che venerdì sera è intervenuto a Sassari in una affollatissima piazza del nuovo mercato civico in occasione del festival letterario Sulla Terra Leggeri. Sollecitato dall'attrice Geppi Cucciari, il presidente del Senato ha ricordato diversi episodi che hanno segnato un'importante stagione di lotta alla mafia tra gli anni 80 e 90, partendo soprattutto dal legame di grande amicizia con Giovanni Falcone e soffermandosi sul maxiprocesso, concluso con ben 7.000 pagine di motivazione della sentenza. La prefazione del libro è stata scritta dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fratello del presidente della Regione Sicilia Pier Santi, assassinato dalla mafia nel 1980 per aver avviato una radicale moralizzazione della vita pubblica. Quando penso a Pier Santi Mattarella, mi rivedo giovane magistrato con un cappotto color cammello, mai più indossato dopo, intento a ispezionare l'automobile crivellata di colpi e il ricordo di Pietro Grasso, che ha ribadito ancora una volta che la mafia non è un fenomeno ineluttabile. La presentazione del libro si è aperta con l'intervento di due giovanissimi componenti del Fronte di Liberazione dei Pizzini Pizzoni.